Pace di Cristo a tutti gli ascoltatori di podcast Antioca. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino per l'edificazione ed esortazione di tutti coloro che lo ascoltano. Ogni domenica ci riuniamo per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Invita qualcuno a venire alla casa dell'Eterno, come è scritto in 1 Timoteo 2 verso 3, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it e di scaricare l'app Antioca. Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church. Buon ascolto e Dio vi benedica. Buongiorno, pace di Cristo! Pace di Cristo a tutti gli ascoltatori, Dio vi benedica. Oggi 10 d'ottobre, un inizio di una nuova settimana, siamo qui collegati da Brandizzo, Casa Luongo, per una nuova puntata di Good Morning Italia. Amen. Lodando e glorificando il nome del Signore Gesù Cristo insieme. Fratelli, veramente una benedizione stare con voi già alle ore di prima del mattino. Ringraziamo il Signore per tutti quelli che ci ascoltano, per quelli che veramente sono collegati con il podcast di Antioca e che seguono veramente assiduamente ogni giorno la nostra pagina di Facebook, il nostro sito, la nostra applicazione e tutto quello che riguarda e che abbiamo come multimediale. Amen. Così questa mattina, prima di iniziare il programma, come buona abitudine, come un qualcosa veramente di bello, un qualcosa di fondamentale per noi, è pregare al nostro Signore Gesù Cristo che Lui possa guidare in tutto quello che noi diciamo. Amen. In tutto quello, alleluia, che noi facciamo, grazie, e veramente lodando e glorificando il nome del Signore. Padre Santo, Signore, io ti ringrazio, Signore, in questa mattina, Signore. Grazie ancora, Signore, come Tu, Signore, ci hai guidati, Signore, fino a questo momento, Signore, come Tu guidi la Tua Chiesa, Signore, come Tu guardi i Tuoi Santi in Torino e Milano, Signore, in tutto il resto del mondo, Signore Gesù Cristo, Signore. Grazie, Signore. Secondo il Tuo piano, Signore Padre Santo, Signore, secondo la Tua agenda, Signore Padre Santo, Signore, guida Tu, Signore, veramente in questa mattina, Signore, ogni nostra parola, Signore. Guida Tu, Signore, veramente, Signore, il sentire, Signore Tuo, Signore, che noi possiamo essere svuotati, Signore, Padre Santo, Signore, e che possa fluire, Signore, secondo, Signore, la Tua, Signore, acqua, Signore, non la nostra, Signore. Mettiamo ogni cosa nelle Tue mani, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Pace di Cristo, cari ascoltatori, che Dio vi benedica, iniziando questa settimana nel nome glorioso di Gesù Cristo. E il meteo, a quanto pare, oggi col tempo un pochino freddo, ieri ha piovuto, però gloria sia il nome del Signore, come possiamo stare insieme ancora iniziando questa settimana forti in Cristo più che mai. Amen. E quindi, ringraziando il nome del Signore, vogliamo dare uno sguardo a quello che detto, pronunciato, no, dal sito del meteo per quanto riguarda l'Italia, con questo vortice freddo in avvio di settimana. Il tempo ad inizio settimana sarà condizionato dal vortice freddo presente sul nord Europa. Alcuni impulsi instabili raggiungeranno l'Italia, porteranno delle precipitazioni irregolari,
specie al centro-sud. Al nord invece i fenomeni saranno più scarsi, con qualche fiocco di neve che martedì è previsto sulle Alpi occidentali fino verso i 1000 metri. La temperatura invece, per via dell'aria fredda, si manterranno su valori sotto le medie del periodo, con tendenza proprio ad un'ulteriore diminuzione tra lunedì e martedì, specie al nord. Ma il tempo dal giovedì 13 ottobre cambia tutto. Una perturbazione dall'Atlantico raggiungerà l'Italia, portando un peggioramento al nord e sui versanti tirrenici, con piogge e temporali. Caldo a sud per venti di scirocco. Amen. Vogliamo passare invece adesso per quanto riguarda le previsioni meteo per la città di Torino. Amen. Qui ancora tutto buio, sta per sorgere il sole, sono le ore 7:06. In questo momento c'è la temperatura di 8 gradi centigradi e già i riscaldamenti forse... quasi al mattino già ci vogliono, ma se non solo dopo, si possono accendere solo dopo il 15 di ottobre. E durante il giorno sarà parzialmente nuvoloso, arriveremo a una massima di 16 gradi centigradi con una umidità intorno all'80%, e le attendibilità di queste previsioni, fratelli, sono tra i 70 e il 75%, quindi media. Le previsioni che avete ascoltato sono a cura del sito trebimeteo.com. Amen, ringraziando il Signore per questo 284esimo giorno dell'anno che Lui ci ha donato. Il sole sorgerà alle 7:18 e tramonterà alle 18:36. Perché grande il tuo amore per me, perché grande il tuo amore per me, perché grande il tuo amore per me, mi hai dato libertà. Perché grande è il tuo amor per me, perché grande è il tuo amor per me, perché grande è il tuo amor per me, mi hai dato. Amen, amen, benvenuti a tutti quelli che si sono collegati in questo momento con podcast di Antioca, di Torino e Milano, e veramente buongiorno e pace di Cristo a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Se ti sei svegliato adesso, veramente il Signore ti possa benedire, ricordati della tua parte con il Signore, amen. Di lodarlo, glorificarlo. La prima cosa da fare veramente è Abba Padre, chiedi al Signore Gesù Cristo veramente, amen. Papà, Jesus, chiamalo, Jesus. Perché hai bisogno veramente di parlare con Lui prima di tutto quello che è veramente è il tuo giorno, la tua agenda. Ieri abbiamo avuto una bellissima predicazione, potete vedere il video di una bellissima dimostrazione, rappresentazione che, amen. Non voglio svelarvi, non voglio...
dirvi niente, chi ha fame va a cercare e va a vedere. Come tutti sanno, quelli che sanno veramente dove sono i nostri video, li potete trovare sull'applicazione, nell'app antioca.it, e potete andare nella sezione video Antioca, dove li trovate tutti i nostri ultimi video, oppure sul sito video.antioca.it. E l'applicazione, come non vogliamo essere ripetitivi, per chi ci ascolta per la prima volta, la potete scaricare su antioca.it o dai marketplace veramente principali, che sono Google Play e iTunes, Android. No, Android e Google Play. Ah. Amen. Amen, fratelli. E questo mese di ottobre, con il sentire veramente di un vescovo, Frank Romo, che tutto il mese di ottobre stiamo ovviamente promuovendo, è il mese dei proverbi. Questo mese di 31 giorni e veramente vogliamo ogni giorno ripetere un proverbio. In questa settimana abbiamo fatto dall'1 al 9 e oggi iniziamo con proverbi 10, che ogni giorno facciamo sentire un proverbio intero. Veramente stanno facendo un bellissimo lavoro la sorella Giovanna, il fratello Pio con sua moglie, la sorella Rudy, e veramente ringraziando il Signore sia in lingua spagnola che in lingua italiana. In questa mattina invece vogliamo far ascoltare quella della sorella Giovanna in lingua italiana, che è veramente il proverbio capitolo 10, registrato veramente con la grazia del Signore. Proverbi di Salomone. Un figlio saggio fa contento suo padre, un figlio insensato fa disperare sua madre. Tesori rubati non danno felicità, mentre l'onestà può salvare dalla morte. Il Signore non fa morire di fame il giusto, ma non soddisfa l'avidità del malvagio. Mani pigre fanno impoverire, mani laboriose fanno arricchire. Al tempo della mietitura, chi è previdente raccoglie, ma chi è stolto sta in ozio. I giusti hanno successo, ma la bocca dei malvagi è fonte di violenza. Il ricordo dei giusti farà sempre del bene, ma nessuno in futuro ricorderà i malvagi. Il saggio accetta docilmente le istruzioni, ma chi parla a vanvera finisce male. Una vita onesta è una via sicura, ma gli individui loschi saranno scoperti. Chi strizza l'occhio vuol far del male, chi parla a vanvera finisce male. Le parole del giusto sono sorgenti di vita, ma la bocca dei malvagi è fonte di violenza. L'odio suscita sempre litigi, l'amore perdona tutte le offese. Discorsi intelligenti sulle labbra del saggio, sulla schiena dell'insensato sta bene il bastone. I saggi accumulano un tesoro di conoscenza, gli stolti non fanno che procurare disastri. Roccaforte dei ricchi è la loro ricchezza, rovina dei poveri è la loro miseria. Il giusto lavora per guadagnarsi la vita, ma l'empio sperpera i suoi guadagni nei peccati. Chi osserva le buone istruzioni cammina verso la vita. Chi rifiuta i rimproveri è uno sbandato. Chi finge di non odiare è un ipocrita. Chi diffonde calunnie è uno stolto. Chi fa molte chiacchiere cadrà in peccato. Invece è saggio chi sa frenare la lingua. Le parole del giusto sono argento puro. I pensieri del malvagio non valgono niente. I discorsi del giusto edificano la comunità, ma gli stolti muoiono nella loro stupidità. La benedizione del Signore fa arricchire, i nostri sforzi non vi aggiungono niente. Il malvagio si diverte a compiere il male, il sapiente trova gioia nella saggezza. Al malvagio succede proprio quel che lui teme, mentre il giusto ottiene quel che desidera. Viene la tempesta
e spazza via il malvagio. Il giusto è come una costruzione ben salda, come l'aceto per la bocca e il fumo per gli occhi, così è il pigro per chi gli dà un incarico. Chi rispetta il Signore vive a lungo, il malvagio muore prima del tempo. Il giusto può sperare la felicità, le speranze dei malvagi non sono che illusione. Il Signore protegge il cammino dei giusti, ma il terrore dei malvagi. I giusti sono sempre al sicuro, ma gli empi non abiteranno la terra promessa. Dalla bocca del giusto escono parole sagge, ma la lingua maligna sarà tagliata. Le parole dei giusti sono benevole, i discorsi dei malvagi sono maliziosi. Libro dei Proverbi, capitolo 10. Amen, gloria sia il nome del Signore. Dopo il decimo proverbio di oggi, 10 ottobre, ringraziando il nome del Signore, con questo sentire che il nostro pastore si è ha seguito, no? Il sentire di quest'altro pastore, glorificato il nome del Signore, con questo proverbio poi dopo ci a susseguire, dopo il good morning, ci sarà anche il one day pastorale, quindi non perdete nessuna puntata, la profondità di ogni verso, di ogni versetto veramente è molto profondo, è veramente una cosa sì, che si deve proprio praticamente approfondire. Amen. Ogni verso è importante, verso, no, per le nostre ieri vite. Solo la predicazione siamo stati più di un'ora solo sul primo verso. Amen. Perché veramente ringraziando il Signore per la saggezza, per la sapienza. Amen. Per tutto quello che veramente dà nella sua parola, ed è un qualcosa di meraviglioso, perché c'è tanto, tanto da parlare. Ogni verso ci sarebbero ore e giorni da parlare dei proverbi, però come diceva, un proverbio al giorno veramente mette al riparo, mette veramente, salva la tua vita, la tua condotta, perché è un qualcosa che il Signore ha dato e ha istituito. Amen. Con tanto amore, con tanto veramente, a chi ha scritto veramente i proverbi, ringraziando il Signore per questo meraviglioso libro, che è nel libro più bello della vita. Amen. Che è un manuale di vita, che è la Bibbia. Amen. Praticamente immaginate quanto cibo c'è nella parola di Dio, e che abbiamo bisogno di leggerla ogni giorno. Quindi per questo mese, ogni giorno del mese di ottobre, del giorno di ottobre, veramente stiamo leggendo, e vi invitiamo a leggervelo anche voi. Se non l'avete fatto fino adesso, leggetevi i primi 10 capitoli. Amen. Dei proverbi, leggete veramente passo dopo passo, e rimanete a meditare, che fa bene a ognuno di noi. Amen. Amen. Passiamo alla parola di oggi, al messaggio che il Signore ha voluto ha preparato per ognuno di noi in questa giornata. Amen. Amen, fratelli. E sentendo veramente il proverbio, sentendo tutto quello che parlava della lingua, dell'atteggiamento, del comportamento, non voglio essere lungo, ma in Tito capitolo 3, dal verso 1, della versione ICL, quella dell'interconfessionale, diceva: ricorda a tutti che devono essere sottomessi all'autorità e ai governanti, che devono obbedire ed essere pronti per ogni buona azione. Nel verso 2, quello che mi ha colpito, dice: non parlino male di nessuno, non siano litigiosi, anzi siano umili e gentili con tutti. Una lingua veramente che sia una lingua non che possa parlare in modo abbambera, come diceva nel proverbio, sì, che possa parlare con malvagità, che possa parlare con qualcosa di non perdersi in chiacchiere, di non perdersi in discorsi futili o in discorsi che ti portano a una lite. O perché con parlare banale si può arrivare a qualcosa veramente di brutto. Nella stampa ieri leggevo che per
un post scritto su Facebook, perché oggi la lingua principale sta nelle dita, è la lingua digitale praticamente. Ormai tutta la gente parla con le dita, scrivendo con WhatsApp, con Facebook, tutto quello che sia di digitale. Per un post, questo è successo a Cagliari, per un post praticamente scritto come un'offesa. Un uomo di 47 anni ci ha rimesso la vita perché sono scesi in strada, si sono incontrati per chiarirsi e si sono praticamente, alla fine, da un parlare a vanvera, un parlare maledicendosi oppure dicendo quello che sia, è successo che qualcuno ha tirato fuori una pistola e ha sparato. E ovviamente, fratelli, questo il Signore a noi ci ha liberato, il Signore a noi ci ha tolto da Amen. questo perché. Nel verso Grazie, 13, Signore. prima anche noi eravamo pazzi, ribelli, corrotti, schiavi di molti desideri e pensi avevamo pensieri malvagi. Vivevamo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi agli altri, pieni di odio tra noi, ma Dio ci ha salvato Amen, veramente. grazie Dio ci ha Signore dato Gesù. questa meravigliosa opportunità, ci ha rivelato veramente la salvezza, ci ha perdonato dei peccati, abbiamo fatto quel meraviglioso passo che è veramente il ravvedersi e siamo stati battezzati nel nome di Gesù per il perdono dei peccati, fratelli. Ma con questo veramente cosa possiamo fare noi? Se non veramente incominciare, abbiamo tutta questa attrezzatura per dire, abbiamo un potenziale fermo lì, questa è un'altra parola che è nascosta tra i podcast, per chi ci segue, ci ascolta e veramente può capire di quello che sto parlando, mi Amen. sto riferendo al Call to War, il briefing numero 11, che avremo varie sessioni, ci sono già lì qualche messaggio, c'è lì già Amen. qualche un qualcosa di parlato, questo Call to War veramente seguito dal vescovo Chester Wright, dal maestro, che ovviamente si sta parlando di preghiera, si sta parlando di qualcosa che è fondamentale e necessario per ogni credente, per ogni figlio di Dio, per ogni scelto di Dio, andare avanti in questi giorni malvagi. Stiamo vivendo tempi critici, fratelli. Alleluia. Stiamo vivendo i tempi veramente, stiamo vivendo gli Gloria a Gesù, ultimi Gloria a tempi. Gesù, Tutti alleluia. abbiamo il potenziale, ma nessuno lo usa, nessuno veramente lo utilizza. Alleluia. Abbiamo una bellissima, come diceva il pastore che stava praticamente condividendo con tutti gli ascoltatori, e praticamente abbiamo lì una bellissima Ferrari, però con chiave, con pieno di benzina, ma ferma lì, ferma parcheggiata davanti forse alla tua casa, parcheggiata davanti all'hotel, parcheggiata Con le davanti con chiavi. le chiavi in mano, anzi sei seduto nella Ferrari ma non sai come accenderla, anzi non sai, oppure non vuoi accenderla. E mi Alleluia. fermo lì, fratelli, ascoltate veramente ogni podcast, che il Signore Gesù Cristo vi benedica. Amen. E questa mattina non mi voglio prolungare, voglio veramente passare la parola a mia moglie che possa continuare nel programma. Amen, gloria sia il nome del Signore dopo questa parola e vogliamo fare l'annuncio della programmazione di quest'oggi e se Dio lo permette, dopo il Good Morning Italia ci sarà un One Day at a Time alle ore 9 con il proverbio numero 10, come dicevamo prima, con il nostro pastore Guzman e la sorella Maria. E poi alle ore 11 ci sarà una puntata speciale dell'Angolo della Mamma, un tema molto importante che si tratterà. Io prego, prego al Signore che ognuno di noi possa ascoltarla, perché dobbiamo essere pronti a conoscere il significato veritiero di ogni cosa che accade attorno a noi. Quindi attenzione mamme, alle ore 11 l'angolo delle mamme con questa puntata speciale. E poi ancora alle ore 13 a tavola con Gesù, alle ore 14 programma in spagnolo con Levántate y resplandece con il nostro fratello Orlando e la sorella Flor, che Dio li benedica. E poi ancora angolo evangelistico alle ore 17 con il fratello Giacomo Famularo e la sorella Giovanna, che Dio benedica anche loro in attesa del piccolo Elia. E poi ancora alle ore 18 col programma di Bimbi con Giovanna
due ospiti speciali. E bimbi, non mancate a questo appuntamento alle ore 18 tutti insieme lodando il Signore, e poi ancora alle ore 19 con il live, con il programma delle sorelle. Quindi tutti insieme, tutte le sorelle, ci riuniremo al Parco Einaudi di Settimo Torinese lodando il nome del Signore, ricevendo parola fresca dal Signore, un qualcosa di speciale, un qualcosa di profondo che il Signore ha preparato per ognuno di noi. Quindi non mancate l'appuntamento. Per chi ci ascolta invece dal podcast Antioca, ci sarà un live e ci sarà un live affinché tutte possiamo ricevere e condividere questa benedizione da parte del Signore. Amen. Vogliamo lasciarvi con un piccolo canto e poi rientreremo per i saluti. Amen. Amen, fratelli, così siamo arrivati alla conclusione di questa mattina. Vi vogliamo salutare veramente con l'amore di Cristo, con la pace di Cristo, e ricordatevi che domenica portate un amico, un parente, un conoscente, un collega, dove veramente alla casa dell'Eterno, amen, lodando e glorificando il nome del Signore. Quindi, fratelli, veramente il Signore vi benedica. Un saluto da parte del fratello Enzo, dalla sorella Deborah. Buongiorno, pace di Cristo. Good morning, it's time to rise and shine.